Buongiorno a tutti, un saluto alla comunità di Desulo che si ritrova a Cagliari. Siamo a pochi giorni da Sant'Efisio, dalle giornate di Sant'Efisio, dove i costumi di Desulo, i riti, le tradizioni dell'intera Sardegna sfilano nella città di Cagliari. Cagliari è una città che è composta obiettivamente, oggettivamente, sicuramente da cagliaritani di prima, seconda, terza generazione, ma è una città che negli anni, all'indomani del dopoguerra, dopo che tanti cagliaritani sono stati accolti nelle case da Desulo all'Ogliastra, negli altri comuni della Sardegna, perché si abbandonava la città che era devastata dai bombardamenti, la comunità sarda accolse i cagliaritani. Subito dopo, Cagliari venne ripopolata e venne ricostruita da tantissime comunità provenienti da tantissimi paesi, comuni della Sardegna, che scelsero, cittadine e cittadini, di ritrovare in Cagliari la città dove mettere su famiglia e lavoro. E oggi è uno spaccato quello che abbiamo, c'è la comunità di Desulo col sindaco Littaru che continua a produrre nella montagna, con la montagna che produce le belle feste sagre che voi organizzate, iniziativa di promozione del territorio, quindi la comunità che ancora vive e anima il paese, e poi la comunità che vive e anima la città, i Fisi, molti sono conosciuti, persone, personalità che hanno contribuito nella classe dirigente diffusa della città a costruire negli anni la città. Ci sono ex dirigenti del comune di Cagliari, dirigenti attuali del comune di Cagliari, ci sono persone del mondo delle professioni presenti, cittadini, un'intera comunità che ha contribuito alla rinascita e alla crescita di Cagliari. Quindi simbolicamente l'inaugurazione della piazza di oggi è ovviamente un riconoscimento alla comunità laboriosa di Desulo che lavora, opera a Desulo e a Cagliari. È un riconoscimento a tutte le comunità della Sardegna, perché Cagliari è questo, non è una città più arroccata e chiusa e protetta dalle mura di castello e impaurita rispetto al resto della Sardegna, al mare, al territorio. È una città che accoglie e che ringrazia coloro che vedono in Cagliari una prospettiva di crescita e di sviluppo e lavorano perché quella prospettiva di crescita e di sviluppo sia un elemento comune a tutti. Quindi un ringraziamento a tutte voi, a tutti voi, un ringraziamento anche per la bellezza dei costumi che avete voluto portare, quella rappresentazione della più bella tradizione dei tessuti sardi e di Desulo. E un ringraziamento al sindaco, al quale chiedo la parola, e un ringraziamento ovviamente a Fabrizio Marcello, consigliere comunale, e agli altri che si sono resi promotori di questa bella iniziativa. Fabrizio Rodin. Fabrizio Rodin. Grazie al sindaco di Cagliari, grazie a me Massimo. Mi perdonerete un po' di un pizzico di emozione, perché comunque venire qui per un sindaco di un piccolo paese di montagna a inaugurare una piazza che porta il nome, insomma, della comunità è un... crea veramente emozione e soprattutto orgoglio. Orgoglio perché? Perché Desulo è un piccolo paese, siamo arrivati a toccare i 5.000 abitanti, ma siamo comunque attualmente 2.300. I desulesi sono sempre andati via perché purtroppo il paese non può dare lavoro a tutti quanti, quindi in Cagliari, come diceva prima il sindaco Zedda, ha trovato le porte aperte. Quando i desulesi vengono qui a Cagliari si sentono a casa loro. E quindi anche per noi che arriviamo, anche noi amministratori che arriviamo a Cagliari, una volta che veniamo qui ci sentiamo a casa nostra. Quindi sapere che l'amministrazione comunale, grazie anche comunque al lavoro del desulese di seconda generazione, Fabrizio Rodin, ha creato veramente questo, ha continuato a tenere stretti i legami tra Cagliari e il paese. E non bisogna dimenticare una cosa comunque, che i desulesi sono presenti in maniera molto, molto massiccia dai primi anni 50, quindi insieme a tutti gli altri paesi comunque dell'entroterra che cercavano uno sbocco lavorativo in città. E una cosa, voglio anche ricordare che comunque il comune di Cagliari, la sala dei matrimoni, comunque porta il segno di Desulo, perché Francesco Nonnis, un grande artista desulese, ha lavorato in quei... Quindi,
già questo ci dà un forte senso di appartenenza. Io non vorrei comunque tenervi qui a oltre, voglio solo ringraziare di cuore, all'iniziare da Fabrizio che comunque ha lavorato, al sindaco di Cagliari, all'amministrazione tutta, ma soprattutto grazie a Cagliari, perché Desulo ne sarà riconoscente di questo segnale. Grazie, e soprattutto grazie a tutti i desulesi che sono qui questa mattina. Grazie. Questa perché la città di Cagliari ha voluto dedicare questa piazza non solo al paese, ma a tutta la comunità di Desulo che oggi qui è rappresentata. Ci sono persone che sono qui ormai da decenni e il comune col suo sindaco, che adesso parlerà, ha voluto dedicare questa piazza a tutto il paese, a tutti i desulesi che poi negli anni sono diventati cagliaritani, quindi desulesi di prima e di seconda generazione, forse ormai siamo già alla terza e alla quarta. Una bella piazza in una giornata di maggio, in un quartiere vivo. Penso che abbia un forte valore simbolico. In questi anni il Comune di Cagliari ha voluto investire moltissimo in questo quartiere con decine di milioni di investimento. L'auspicio è che possa continuare ancora ad essere ancora migliorata, tanto c'è da fare, soprattutto nelle case comunali e quelle della regione. L'impegno c'è e mi pare che siamo qua oggi tutti a testimoniarlo. Prima di passare...